Troppo. Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 20° classico Disney, un film del 1970, sto parlando degli Aristogatti. Finalmente un film sui gatti, dopo che hanno fatto Lilli e il Vagabondo e La carica dei 101, si vede che alla Disney hanno detto: ma vuoi vedere che ai gattari li stiamo un po' sulle balle? Facciamo qualcosa sui gatti. E l'hanno fatto anche molto bene. Questo è un film che mi è piaciuto non poco, tutto sommato, e ho notato una certa somiglianza fra Madame Adelaide e Crudelia De Mon, cioè somiglianza dal punto di vista della posizione sociale e del genere, cioè due donne anziane, Crudelia De Mon non è troppo anziana, però è abbastanza sciupata, però due donne altolocate, anziane, che hanno i soldi, però una è tremendamente buona, l'altra è una tremendamente stronza. Secondo me l'hanno fatto anche per rilanciare un po' la visione che la persona comune può avere nei confronti dell'ambiente, cioè non è che sono tutti dei pezzi di merda fondamentalmente. Aristogatti è un titolo molto carino, però secondo me funziona molto di più per il gioco di parole il titolo in inglese, quindi Aristocats, da Aristocats. Però secondo me, al di là del fatto che si parla degli anni 70, un periodo in cui ancora si italianizzava tutto, soprattutto per i bambini, però credo che l'abbiano fatto anche perché non suona proprio elegante Aristocats, no? Particolarità di questo film è anche di essere stato l'ultimo classico Disney approvato da Walt Disney in persona, prima del suo recesso, che ve l'ho già detto, negli ultimi tre film, è avvenuto nel 1966. Parliamo ora del film in sé per sé. Per quanto mi sia piaciuto lo svolgimento, tutta la fase d'esordio, no? Quindi quando c'è la problematica iniziale che dà il via allo sconvolgimento degli eventi, ecco, quello non è piaciuto per niente, l'ho trovato completamente illogico. Noi abbiamo Madame Adelaide che vuole lasciare in eredità tutto il suo patrimonio ai suoi gatti, e a seguire il patrimonio toccherebbe ad Edgar, il suo maggiordomo. Quindi Edgar che cosa fa? Dice: io non voglio che lasci la roba ai gatti, io voglio essere io il primo beneficiario. Quindi cosa faccio? Molto semplicemente faccio sparire i gatti. È una cazzata perché non ce n'era nessun motivo logico, cioè Edgar, come ragioni? Già anche nel film la Madame Adelaide stessa dice: i miei gatti avranno bisogno, come tutore, come persona che si prende cura di loro, di Edgar. Quindi va bene che i soldi eccetera eccetera vanno ai gatti, però te in quanto loro tutore non devi far altro che vivere in quella villa, amministrare comunque i beni di Madame Adelaide e semplicemente dar da mangiare ai gatti e farli vivere in casa. Cioè, ma che problema c'hai? Che se i soldi sono tuoi o sono dei gatti? Cioè, tra l'altro neanche ha una famiglia, quindi non è che dice: poi dopo se io dovessi venire meno i soldi sono sempre dei gatti e non della mia famiglia. Neanche quello. Quindi che problema ti poni? Che problema è vivere insieme ai gatti finché morte non vi separi? Cioè, cosa te ne frega? No, lui dice: io devo fare sparire i gatti. Questa è una cosa che, a mio avviso, qualsiasi persona con un minimo di logica non avrebbe fatto. Sarebbe stata contentissima di questa decisione e, al limite, se proprio voglio essere bastardo, non faccio sparire i gatti. Cerco di far morire prima Madame Adelaide, nel senso, per quale motivo devo far sparire i gatti quando di fatto tutta la roba è ancora di Madame? È buono Edgar, cioè di base Edgar non cerca mai di uccidere i gatti, è questa che è la particolarità di questo antagonista. Edgar anche fino all'ultimo cerca di spedirli a Timbuktu, come cavolo si pronuncia, non di ucciderli, cerca sempre di allontanarli. Quindi questo indica che lui non è un cattivo vero, non è un cattivo puro, lui è solo avido, non vuole fare del male fisico effettivo a quegli animali, e questo tra parentesi l'ho anche apprezzato. Però non lo so Edgar, se proprio vuoi fare l'infame, comincia a far fumare Madame Adelaide, comincia a farla mangiare male, te ne occupi te di quello che mangia, della sua dieta anche, no? Immagino. Comincia a farle prendere delle cattive abitudini,
Invece no, Edgar a queste cose non ci pensa, vuol far sparire i gatti. Questa cosa secondo me non ha avuto senso. E poi lui cerca di far sparire questi gatti. E come? Li mette in una cesta, li addormenta, cioè anche lì droga i gatti, li fa addormentare, li mette in una cesta e li porta a sperdere, come se non si sia mai sentito in giro che un gatto o un cane ritrovano la strada di casa, tra parentesi. E al di là di questo, cioè, c'è Madame Adelaide che è piena di soldi, ma non ti viene vagamente in mente che potrebbe mettere una ricompensa, che potrebbe ingaggiare degli investigatori privati, potrebbe mettere in moto tutta Parigi per trovare quel cacchio di gatti? E poi, ma che cazzo provi a farli sparire? Sono una miniera d'oro quei gatti. Cioè, ce n'è una che canta, poi c'è quello che suona, c'è quello che dipinge, conoscono le scale musicali, ma che cavolo fai, Edgar? Edgar, quei gatti sono una miniera d'oro, perché li fai sparire deficiente? Comunque, dopo che Madame Adelaide fa testamento con il suo figlio maggiordomo e Edgar viene a sapere di questo testamento che lascerebbe i gatti come unici beneficiari, Edgar prende i gatti e cerca di farli sparire. In piena notte incrocia questi due cani che lo vedono come un intruso e lo attaccano. E di qui comincia questa cosa assurda dell'abito di Edgar, no? L'Edgar abito, no, non voglio fare dei camei di altra gente. Però Edgar ha quest'abito che gliene capitano di tutti i colori. I morsi dei cani che gli strappano i pantaloni e si vedono le mutande. La cavalla che gli strappa la giacca. E le bretellate, insomma, a quell'abito lì gliene capitano di tutti i colori, ma in ogni inquadratura successiva è sempre integro. Come è possibile? Edgar comunque ce la fa sparire i gatti. Oh, bello felice e contento perché è finito in prima pagina il rapimento di questi gatti. Cioè, ma a Parigi nel 1910 non succedeva proprio un cazzo allora. Com'è possibile che il rapimento di gatti, vabbè, sono gatti altolocati, ma come fai a finire in prima pagina? Sicuramente è una notizia che ha una vaga importanza, soprattutto se è stata messa una ricompensa per chi li trova, cosa che non viene sottolineata. Però da prima pagina il rapimento di dei gatti. Beh, buono, vuol dire che non c'erano omicidi, non c'era niente. A questo punto, Duchessa e i gattini, tra parentesi, una cosa che mi sono chiesta, che fine ha fatto il marito, vabbè, il compagno di Duchessa, perché ha dei figli, questo non viene specificato, vabbè. Comunque, Duchessa e i gattini incontrano Romeo, questo gatto randagio che si offre di prestargli aiuto. Tra l'altro, Romeo, che viene rappresentato in Italia come un gattaccio romano e funziona, in realtà ha un nome piuttosto complicato perché è irlandese e si chiama con un nome così complicato che non me lo ricordo, quindi ora ce lo dirà Ken in fuori onda. Ken. Abraham Delesi Giuseppe Casey Thomas O'Malley. È facilissimo. Quindi Abraham De Chesi Giuseppe Lesi Sì. Thomas O'Malley, vabbè. Casey c'era anche di Ce l'ha mezzo. anche un case di mezzo. Comunque, un nome complicatissimo, non so perché, probabilmente sono tutte le famiglie da cui deriva la sua genealogia, però in italiano l'hanno semplificata molto e ha funzionato, un personaggio anche quello. I gattini si dimostrano completamente incapaci di sopravvivere nel mondo esterno, difatti la più piccolina rischia di affogare e a quel punto lì c'è questa scena dove Romeo riesce a salvarla, però lui rischia di affogare a sua volta. Arrivano queste oche che pensano stia imparando a nuotare e c'è questa scena che mi ha veramente inquietato, con questo gatto che cerca continuamente di stare a galla per sopravvivere e queste oche che gli danno delle indicazioni su come dovrebbe fare per nuotare e a un certo punto sembra affogare per davvero, tra l'altro. Mi ha veramente infastidito vedere questa scena. Non so voi. Tra l'altro le oche sono state una parentesi a lunga brodo incredibile perché sono nate e morte lì. Giusto il tempo di farci vedere zio Reginaldo, questo personaggio ubriaco che viene ritrovato, scoperto come un personaggio simpaticissimo da parte di tutti i membri del gruppo. Io sono abbastanza contrario, sinceramente, nel far vedere non tanto una persona che si ubriaca, perché purtroppo sono cose della vita,
ma del dargli questa parentesi di simpatia, secondo me è una rappresentazione di degrado, l'ubriachezza, eh? Poi ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Io non lo farei vedere a dei bambini in questo modo, qualcosa di simpatico. Cioè, ci può stare la persona a cui, che rimane divertita, ma allo stesso tempo ci vuole quel personaggio che rimane un po' stranito, un po' non compiaciuto di questa cosa. Così come accade in alcuni anime, ci sono i personaggi che fumano, però ci sono anche dei personaggi che li invitano a smettere, quindi la cosa un po' si bilancia. A questo punto si arriva a casa di Romeo, sì, perché devono fare una tappa intermedia che ormai è notte, i micetti hanno camminato per un sacco di tempo, sono stanchi, al che Romeo dice: non possiamo continuare a camminare, andiamo a casa mia che è qua vicino. Arrivano a casa di Romeo e c'è la banda di Scatz, di come cavolo si chiama, che si è accampata a casa di Romeo. Romeo gli dice: oh, grandissimo, si danno il touch, eccetera, eccetera. E parte la canzone che penso sia nella top 10 delle più conosciute canzoni Disney, Tutti quanti vogliono fare il jazz. Piace anche a me personalmente, una bella parentesi, molto colorata, una musica un po' diversa da quelli che saranno poi i classici Disney, sia antecedenti che successivi. Unica cosa, questi qui quando se ne vanno, a Romeo gli hanno sfondato casa, cioè il pianoforte ha sfondato il pavimento e piano piano tutti i piani in sequenza. Questa è una cosa che mi ha lasciato un attimino così. In questa fase, tra l'altro, quella che tutti quanti vogliono fare jazz, il doppiaggio mi pare che vada un po' a farsi benedire, anche l'utilizzo dei volumi per le musiche rispetto alle voci. Mi è parso che alcuni personaggi abbiano cambiato doppiatore e abbiano fatto girare, insomma, l'ho visto un po' confuso, poi non lo so, questo non è il mio ambito, ditemi se anche voi lo avete notato. E finalmente i gattini riescono a tornare a casa, però Edgar, che li ha sentiti prima di Madame Adelaide, riesce a chiuderli in un sacco, e a questo punto qui comincia tutta una colluttazione, no? Perché Edgar cerca di prendere quel sacco, di metterlo in un baule per poterlo mandare a Tikbuntu, non riesco a pronunciarla mai, sta maledetta città. Noi ci ritroviamo con tutti gli animali della casa, quindi anche la cavalla, il topo, Groviera, anche lì Groviera, no? Ora, perché alla Disney hanno sto vizio di vestire i topi? Per quale motivo? È vero, ci sono anche altri animali, c'è la cavalla con il cappello, ci sono i musicisti, c'è quello che ha alcuni gadget, c'ha la collana hawaiana fatta di fiori, c'è quell'altro con il cappellino a bombetta, hanno dei gadget, però i topi li vestono. Anche qui c'è Groviera che all'inizio è svestito, però per andare fuori durante la notte si mette un mini impermeabilino, che tra parentesi non è che c'è Cenerentola a farglielo, l'aveva lui, non so dove l'abbia preso, insomma si mette questo impermeabile e se ne va in giro. Non so perché per i topi hanno questa cioè forse perché Disney aveva questa particolare interesse per i topi, basta vedere Mickey Mouse, è il suo personaggio più famoso. Alla fine Edgar, alla peggio, viene chiuso nel baule al posto dei gatti e viene spedito via. Quindi a questo punto automaticamente Edgar se n'è andato, tra parentesi dovrebbe essere stato rapito, però Madame Adelaide non è che si pone grandi problemi, lo toglie dal testamento e basta, molto facilona questa cosa. E alla fine Romeo viene adottato da Madame Adelaide stessa e quindi finalmente la famiglia è al completo e abbiamo anche il gatto maschio all'interno della famiglia. Un po' come in Lilli il vagabondo che viene adottato. A questo punto io mi chiedo, no? Ma non è un po' un rinnegare se stessi continuo? Cioè, la vita del randagio non è detto che debba essere necessariamente vista così male. Cioè, non la auguri a nessuno, se però uno lo fa per scelta, perché bisogna continuamente far vedere che è meglio vivere una situazione casalinga, è meglio vivere una situazione garantista, una situazione di benessere, ecco. Dovrebbe essere più una scelta di vita. Invece costantemente c'è questa spinta verso il benessere economico, che secondo me non è detto, me lo auguro anch'io, sia chiaro, il benessere economico, però non è detto. Ci sono tante persone che scelgono di fare i Globetrotter, per esempio, quindi
Non lo so, passa questo messaggio che è sempre meglio così, quando invece bisognerebbe andarci un pochino più con i piedi di piombo, secondo me. E siamo arrivati al premio per il miglior personaggio. Il miglior personaggio a questo giro va ad un personaggio del quale non ho ancora parlato molto, perché ne voglio parlare ora. Lo voglio dare a George. George, questo avvocato che cos'è, centenario? Non lo so, perché dice quando avevo 80 anni, quindi immagino sia abbastanza avanti con l'età, che però ha ancora questo spirito, questo spirito giovanile che non muore mai, no? Ci prova lo stesso con Madame Adelaide, poi balla, sente la musica. Poi bellissimo il punto di quando scrive il testamento con quegli occhialoni a civetta, e poi non so se avete visto la versione da 10 minuti in cui svita il tappo della penna. È veramente un personaggione, mi ha divertito tantissimo, e per questo motivo gli voglio dare il premio miglior personaggio, perché proprio è una dimostrazione di questo spirito che cazzo non importa quanti anni hai, divertiti, vaffanculo, e fa anche bene perché è pieno di soldi lo stronzone. Quindi signori, se siete d'accordo con noi un bel mi piace, se non siete d'accordo con noi un bel mi piace lo stesso. Da Kenny Chappell è tutto, ci vediamo con il prossimo classico Disney.